vice sindaco Riccardo Corridore, anche l'amministrazione comunale pensa che ci sia un problema di sicurezza, nel senso perlomeno quella percepita dai cittadini. L'abbiamo ribadito, ne siamo convinti, l'avevamo già evidenziato ormai 7-8 mesi fa e quindi crediamo che ci sia un problema della sicurezza. Ecco perché la scelta da parte dell'amministrazione e quindi del sindaco in primo luogo di procedere all'assunzione di un numero elevato, 39, di vigili urbani. È sufficiente? Le chiedo. Iniziamo ad assumerne 39 e poi vediamo. Diciamo che secondo le stime pieno organico dovremmo stare intorno alle 160 unità, adesso siamo a poco più di 80, arriveremo a 120, vediamo. Ma siamo a un'emergenza, vice sindaco? Ma io credo che, allora, innanzitutto bisogna fare sempre una comparazione, cioè le emergenze vere penso che accadano in quei paesi dove ci sono gli omicidi quotidiani, quindi con camorra, 'ndrangheta, mafia e tutto il resto. È evidente che per una città come Terni c'è una situazione di emergenza con tutta questa serie di furti. È evidente che per la nostra città, che è una città che per il passato non ha avuto mai episodi eclatanti se non nell'ultimo decennio, si avverte una situazione di mancanza di sicurezza. Possono Ecco, le telecamere sono un deterrente, è stato detto, no? Il essere un Ministero. deterrente accompagnate da una visione, un'osservazione indiretta da parte di personale della polizia locale, possono consentire un pronto intervento. Se poi, anche se oramai siamo allo spirale del contratto, nel senso che l'Università Niccolò Cusano terminerà il rapporto con la Segulpol l'agosto, se magari dall'inizio si fosse intavolato quello che avevamo prospettato noi, cioè un'interazione con le autorità proposte, probabilmente, forse, dico io forse, è semplicemente una mia opinione, qualcosa di meglio in termini di sicurezza la città avrebbe Ne installerete delle altre, avuto. Di di cosa? telecamere? L'ho detto, ne siamo installate entro giugno altre 32 quelle per i parchi Ecco, e 22 sono state installate. a proposito di Unicusano, avete dei dati, avete delle anticipazioni sui dati dello studio che sta Dovete facendo? chiederle a loro, perché se è uno studio, una ricerca, non è che immaginiamo in tutte le università che fanno ricerca in determinati settori, non è che lasciano anticipazioni rispetto agli studi che fanno. Abbiamo sentito che mancano anche punti di illuminazione, molti punti di Sì, illuminazione nella abbiamo stimato città. in circa 1000, questa è una questione vecchia della nostra città e noi cercheremo di porre riparo con questa nuova gara sulla pubblica illuminazione, cercheremo di rendere la città illuminata come merita anche nelle zone più anguste, nei borghi diciamo periferici, in quelle zone della città dove non è proprio prevista la pubblica illuminazione, come d'altronde non è previsto neanche lo spazzamento e in alcuni casi neanche la raccolta rifiuti. Sentavi, prego. No, dico, sembra che anche la prefettura non abbia fatto la sua parte. Guardate, questa è una domanda. La prefettura ha fatto delle dichiarazioni. Stamattina non è che mi voglio prendere un'ulteriore querela, insomma. Il prefetto rappresenta il governo e ne abbiamo tanto rispetto. Le opinioni poi sono, penso che ce le hanno i cittadini, penso che hanno manifestato oggi. Non si tratta di non fare la propria parte. Probabilmente non si era prevista l'escalation di reati. Anche perché ricordiamo, questo bisogna dirlo, che i dati sembrerebbero in calo, diciamo, i reati, però magari sono tipologie di reati diverse. Ecco, Parliamo di droga e tutto il resto. i rapporti istituzionali come sono, vice sindaco? Con chi? Con il prefetto, per esempio. I rapporti col prefetto c'era il sindaco. Dice, io quando mi capita di incontrarlo saluto affettuosamente. Il comune comunque la sua parte la fa, anche Ma perché non ha una delega diretta, no, sulla sicurezza, non com'è? dipende. Anche perché non ha una delega diretta, dico, sulla La sicurezza, non è sicurezza è una che. delega del sindaco e quindi noi riteniamo di fare la nostra parte e quindi dobbiamo dire che le autorità preposte faranno anche loro la loro intervenendo al più presto, credo. Noi più che chiedere l'ausilio dell'esercito non potevamo fare. Cosa si sente di dire ai cittadini e ai commercianti che hanno subito dei furti in questi ultimi giorni? Gli siamo molto vicini e per quel che riguarda l'iniziativa del Comune, tutte le iniziative possibili le metteremo in campo e le stiamo mettendo in campo. Mi fa piacere che i commercianti abbiano compreso, nonostante un'opposizione di cui avete visto
un esponente in aula interrompere una conferenza stampa e urlare, perché questa è l'abitudine che hanno. Invece i cittadini sono intelligenti, i commercianti non hanno attribuito nessuna responsabilità all'amministrazione, come è giusto che sia, perché non svolgiamo noi questa tipologia di attività. Probabilmente lo sapremmo anche fare, ma la legge non ce lo consente. Grazie. Grazie.